Benvenuti a Master and Servant, io sono Hall, stiamo giocando Europa Universalis 4 in una partita Let's Play un tempo episodi di Master and Servant. Sto portando avanti la Spagna fino alla fine del tempo. Forse non farò più partite Master and Servant così lunghe. Come le altre volte, probabilmente ci fermeremo un obiettivo. Diversamente andrà per i Let's Play puri e crudi e tutti gli altri episodi legati ai co-op o quant'altro. Cosa succede? Succede che siamo in una super guerra, stiamo perdendo un sacco di denaro soprattutto, e ho riflettuto e ho deciso di fare una pace separata. Pace separata che mi potrebbe portare dei benefici non malaccio. E perderò 10 di trust da parte di tutti quelli coinvolti nella guerra. Questo mi preoccupa fino a un certo punto perché ho 40 e più favori sulla Persia, ne ho 20 e più sulla Russia, quindi spendendo 10 favori posso recuperare quello perso. Quindi mi sono fatto un po' di calcoli così. La mia idea sarebbe quella di spaccare a metà l'impero ottomano ulteriormente. Già qua l'ho spaccato. In questa zona infatti non fa più nulla. Ora spaccherei questa zona qui. Oppure, e così prenderei anche delle province che mi servono. Oppure potrei spaccarle in questo modo. Ma non me lo darebbero. Mi darebbero questa zona qui. Così sarebbe proprio fuori dal mondo. Ma, boh, non mi serve un gran... Cioè, mi serve, chiaramente. Però preferisco andare sulla Dalmazia, Vlore, che poi la Dalmazia è qua in realtà. Questa zona qui, Kosovo mi potrebbe far comodo, ma appunto per spaccare a metà le cose conviene prendere il canale di Suez. Canale che non mi darebbe altro. Potrei chiedere che l'alleanza col Marocco sia rotta. Però non me lo darebbero, quindi togliamo. Ok, war reparation non me lo danno. Vediamo se mi danno un po' di soldi. No, nessun soldo, vabbè. Quindi facciamo pace, ci prendiamo questi territori che poi ci portano avanti nel nostro obiettivo. Questo no, ma mi servirà per spaccare l'impero. Andiamo avanti così. E io, anzi io, la Spagna si è tolta dai giochi. Ora la guerra continuerà con la Persia e la Russia, ma non con la Spagna, che deve recuperare un po' di denaro. Ok. Ok, perdiamo power projection. Ok, ora è giunto il momento di sistemare un po' le truppe. Qui ho 100 e rotti mila unità. Le sposto per evitare addensamenti. In realtà questi 53 li posso mettere supply limit, me lo terrebbe Madrid, li portiamo in capitale. Perfetto. Qui c'ho la Polonia. Ho altre truppe sparse, sì, 35.000 qua che vanno qui nella mia nuova zona conquistata. Ok, la guerra continuerà, ma non con me. Quindi iniziamo a convertire gli ortodossi. Dobbiamo fare nuovi core per ridurre l'overextension. Ok. Ok, quelli piccolini. Qui abbiamo la tecnologia, la possibilità di portare avanti la tecnologia, ma per il momento non lo voglio fare. Siamo di nuovo bilancio attivo, spegniamo i porti, no, i porti, i forti. Andiamo anche sulle navi rimaste. Terza flotta di trasporto. No, come mai si è formata la terza flotta? Fatta così. Oh, questa va in mod. La restante cos'è? Ah, c'è un sacco di cose qua.
Questa qui. Trasporto, trasporto, trasporto. Ok, allora dobbiamo sistemarle un po'. Questa va in mods. Ok. Qui ci sono 49. Questa la portiamo fuori. Mods. Perfetto. Ora, 49 da trasporto. Questa è... Ok. Prendiamo questa, trasporto e la mandiamo a Girona, da qualche parte, insomma. Vai. Spostiamo le nostre navi. Ok. Qui abbiamo trasporto, Girona. Vai. Qui abbiamo militare, le uniamo. Due sono bloccate, perfetto. Trasporto. Poi, perché abbiamo perso anche un sacco di navi commerciali, secondo me. Questa è l'armata reale, tutta in mod. Poi, queste stanno lavorando. Queste 13. Ah, sono ferme lì. Vabbè, terra australe, ma sono già mie. Sono mie, sì. Potrei andare in Australia. Vai Duke, potrei andare qua. Ritornare qua in realtà. Send. Cioè, in realtà sta crescendo da sola. Lasciamo crescere da sola. Poi, queste tre cosa sono? Trasporto. E sono lassù, va bene. Ok. Perfetto. Ora dobbiamo ripagare quel debito. Quindi... Ci rimbocchiamo le maniche, 50 di credito di utile a mese. Vediamo un po' gli ottomani, adesso beh, perderanno sicuramente la guerra. Certo, passa pure. La guerra ora è Persia e Russia. Sarà lunghissima questa guerra. Vediamo lunghissimissimissima. Ok. Dobbiamo fare dei core? No, non possiamo fare nulla. Have loan, lo so. Allora, 6 nobili, perdo 33 di potere diplomatico, va benissimo. Ok. Portiamo avanti la tech. Numero di stato, ok. Possiamo scegliere un nuovo gruppo di idee. Perfetto. Si era detto forse le diplomatiche. Per l'annessione della Polonia nel 50, quasi quasi. Altrimenti si era detto le innovative che mi danno prestigio, mercenari. Costo della tecnologia, advisor, costo dell'inflazione, war exhaustion, leader without. Interessante. Religioso? No. Economica? Mi darebbe più denaro. Amministrativa? Mi darebbe un costo inferiore nei core. Anche. Numero degli stati più 5. Ok, oppure potremmo andare sulle difensive per portare avanti la guerra. Ma lì direi che ci attacchiamo tantissimi. No, cosa succede? Stai fermo tu. Allora, perdono 20, vanno 30. E vanno 10 di influenza. Oppure... ci si incazzano i borghesi o perdiamo un sacco di ducati? Perdiamo ducati, non me la potevo permettere, però è così.
Non mi dispiacerebbe diplomatiche. Grande avanti sulla diplomatica. E potrei già fare un'idea. Più un diplomatico che non userò. Ma che facciamo? Ok, ho un buco libero. Prezzo 21 al mese. Questo me lo dà l'inquisitore. Ok, dove sei? Sei questo? Vai. Perfetto. Ok, ora dobbiamo solamente, e solamente per modo di dire, attendere che il denaro sgorghi di nuovo nelle nostre casse, quindi possiamo portare su la velocità, togliere la pausa e attendere un sacco. Non abbasso il mantenimento delle truppe. Anche se mi costa un sacco, vero? Però temo rivolte a breve. Anzi, sono stato poco furbo io perché non ho mandato la gente giù. 4 anni, 4 anni, 5 anni. Che è? Sì, matrimonio reale con la Russia è sempre piaciuto. Meglio, così ci porta anche un po' di stima. Vediamo un po' i danni che abbiamo fatto. Va, più 25, diplomacy, trust 40, nessun problema. Persia, diplomacy, vabbè, trust 40, ok, spendiamo 10 favori per riportare su. Ah, va bene, 10 per riportarlo a 50 il trust. E poi abbiamo, bravissimi, Algeri, 50, 0 favori, trust 50, va benissimo. Polonia, succede? Perdo 100 ducati. Non posso continuare a perdere denaro, eh. Ma come siamo messi a loan? Vabbè, qua siamo a posto. Loan, dove sei? Sei qua. Repay. 1670. Dai, prossimo mese ripaghiamo tutto e andiamo a zero. No, 1765. Va bene. Costosissimo, però eravamo 200, ci serviva questo denaro. Un altro mese. Ok, non abbiamo più debiti. Ora aspettiamo di fare un po' di denarino. Nel frattempo andiamo a vedere un po' come sono messe le nostre colonie. Io ero interessato al Brunei tempo fa. E queste qua sono ancora alleate con l'Inghilterra. Sì, il Brunei. Con Zulu. Che missione ho? Ah, la navi. Vabbè, questa non la farò mai. Oddio, vediamo un po' di costruire delle navi, ma non commerciali, delle, sì, non armi da guerra, delle commerciali. Dai, ship. Oh no! Quanto mi costa? 60. Ok, facciamo. Spagna è primo al mondo, la Russia è seconda. Qua si incazzano, adesso gliene mando. Non volevo mandarle, ma. Diplomatic o amministrativi? Diplomatic. Queste sono tutte mie? Sì, ok, una. Sì, vai. Ok,
ammazzati, ce ne sbattiamo. In realtà ce ne sbattiamo fino a un certo punto perché mi farebbe comodo supporto diplomatico. Questo andrebbe 30, però non posso usare questa opzione fino al 43. Ok. Laggiù? 12.000 uomini. Qui ci potrebbe essere. Ok, va bene. Qui ci potrebbe essere ora, dato che siamo divisi in Messico francese e Nuova Granada, la possibilità. Oh no, hanno già preso gli Inca. Hanno già preso tutto l'oro i portoghesi. Credo. Gods. Beh, in realtà questo è oro, questo è oro. Questo è oro. Ed è mio. Potrei prendere questo qua vicino, per esempio. E questi. Ok. È Britannia. Come è messa la Britannia? Guerra contro Portogallo, eccetera, eccetera. Se facessi guerra alla Britannia. Gara. Potigara. Potrei prendere questa zona qui. Ma vaffanculo. Great Advisor. 3-2-2. Ok, potrei andare contro Britannia e prendere queste zone. Sì, potrei farlo, ma boh, non mi interessa più di tanto fare la guerra lì. Mi interessa fare la guerra contro gli ottomani e non la posso fare fino al 38, a 5 anni. Cosa succede? Ma no. Quanto ha? Attenzione. Quanto ha di prestigio? Portogallo mi chiama contro gli Inca, ma certamente. Ma sicuro. Messico francese. Ora vi potete pausa, mettere in pausa, grazie. Il Messico francese ha un liberty desire dello 0%, quindi sì. No, anzi, liberi di fare quel cazzo che vogliono. Ok, abbiamo gli Inca. Ok, vi odio. Ah, è già finito? Ok. Questo è fatto. Gli Inca. Dove sono gli Inca? Sono questi. Interessante. Questi qua sono i portoghesi. Questi sono Inca? Sì. Questi? Britannia, abbiamo visto prima. Stupido io. Posso andare qui su? Ok, sì. Vai. Andiamo veloci, anche perché il nostro tempo è quasi giunto al termine. Quindi iniziamo solamente la guerra contro i nostri nemici. Ok, nuovi nemici. E comunque mandiamo giù le colonie, quindi in realtà non dovrebbero esserci grossi problemi, no? Qui non abbiamo nessuno, abbiamo questi 10.000 uomini. Andiamo giù. Vai, corri! Corri, Forest, corri!
50.000. Idee, possiamo fare una nuova idea. La facciamo, certo che la facciamo. Una Diplo Repo in più. Schifo non fa mai. Suez, si sono incazzati. Avevo detto che avevo fatto una cazzata qui con Suez. Chiediamo di poter passare, va? No, non me lo daranno mai. Meno 230, ci devo sbarcare. Allora, vuoi usare la flotta di Abruzzi, Girona, Girona, Capo... No, no, aspetta. No, assolutamente no, troppa gente. Come mai? Dovrei avere 49... Ah, sono qui. Socio, quando fanno queste cose io mi incazzo. Vabbè, quelle le lasciamo lì. Dai, ferma qua. Che due coglioni. Vai qua. Ah, ci metterò un giorno e mezzo andare là. Un giorno e mezzo reale. Alf. Metà. Metà, metà, metà. Torna a casa Lessi. E l'altra metà invece no. Brutto coglione. I separatisti hanno rotto i coglioni. Sì. Ok, miei 10.000 morti dispersi. Dove sono i miei 10.000? Non li vedo. Lituania. Matrimonio reale con la Lituania. Accetta. Dovremmo aver finito con il, eccoli qua. Con il numero di matrimoni, di legami. Però va bene. Ok. Direi che ci siamo. Siamo sulla giusta strada per fare altre guerre così. Andiamo contro gli Inca adesso. E... Siamo qua e cerchiamo di aumentare i nostri confini, in realtà. Sì, lo so che è finito, ma non posso arrivare. Ah no, è il mio finito, ok, grazie. Qui come faccio ad arrivare di là che non mi dà aiuto? Quindi arrivano 12, splitto. Ce n'è uno da maledizione, select. No, anzi. Va bene, questa qui sta qui. Questa qui da 14 va qui. E questa da 12 aspetta. Ok, vediamo un po' quando arriveranno. Dove sono? Qui? Ci siamo? Ok. Ok. Arica, anzi, vediamo dove sta l'oro. Va. L'oro sta a Puno. E qua, in realtà, tutto qua. Ok. Qua ne abbiamo due seconda armata. Quanti cannoni abbiamo? 4.000. Perfetto. Perfettissimo. 900.000 punti, milioni di miliardi qua. Posso ridurre l'inflazione, ma no, no, posso. Cosa succede questo? È finita? Ok, che succede noi? Ok. Ci dà due favori. Vabbè, non abbiamo fatto un cazzo di niente. Faremo noi la guerra qua. Perfetto. Ci fermiamo così. È finita la guerra. Stiamo aumentando il nostro denaro finalmente. Attendiamo la possibilità di fare una guerra contro gli ottomani, che sono ancora in guerra forse con qualcosa. No, con nessuno per il momento.
Fino a 38 abbiamo tempo e possiamo sperare che i marocchini smettano di espandersi più di noi. Se vi è piaciuto quello che avete visto, come sempre sapete che potete mettere un mi piace al video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui video che vogliamo fare e stiamo facendo. Ciao!